Ultima udienza oggi in Corte d'Appello all'Aquila per quel che riguarda il processo di Rigopiano. Sono state affrontate questioni marginali relative ad alcuni funzionari della Prefettura, tra l'altro tutti assolti in primo grado, questioni relative alla vicenda del depistaggio. Gli avvocati si sono limitati però a consegnare al Presidente del Collegio dei Giudici, Aldo Manfredi, delle memorie scritte calcando un po' quello che era già stato illustrato nel processo di primo grado, ma la notizia di oggi sostanzialmente è quanto il Collegio dei Giudici ha comunicato riguardo alla sentenza in Corte d'Appello prevista per il 14 febbraio. Intanto la convocazione di tutti gli avvocati intorno alle 9:30 e la lettura del dispositivo non prima delle 16, lettura del dispositivo che sarà a porte chiuse. In un secondo momento, in un'altra aula attigua all'aula magna, saranno convocati tutti i giornalisti ai quali verrà consegnato un abstract del dispositivo. Dicevamo, ultima udienza, oggi presenti anche numerosi rappresentanti del comitato dei parenti delle vittime, a loro in particolare a Mario Tinari, papà di Jessica Tinari, una delle 29 vittime. Abbiamo chiesto un bilancio di queste 12 udienze all'Aquila e delle sensazioni che provano in vista appunto della tanto attesa sentenza. Ascoltiamolo. Mario Tinari, ultima udienza in questa Corte d'Appello all'Aquila. Quante speranze avete che venga fatta più giustizia rispetto a quanto è accaduto nel processo di primo grado? Beh, certamente dopo la delusione e l'amarezza subita dal processo di primo grado, adesso in appello speriamo che, di avere più soddisfazioni e che le pene vengano, diciamo, riconteggiate e rimesse, perché insomma dai 151 anni la richiesta della procura del primo grado a circa 20 anni è stata una grossa delusione per noi, insomma. Adesso vediamo un attimino che questa sentenza, speriamo che almeno, se non tutta, che sia in parte ribaltata. Che sensazioni avete? Ma dobbiamo essere per forza positivi e fiduciosi, diversamente non saremmo qui. E speriamo bene, insomma, perché i colpevoli ci sono. Non spetta a noi dirlo, perché non conta nulla, anche se noi potremmo anche dire di sapere oppure immaginare chi possono essere i colpevoli, poi rispetta alla giustizia dichiarare i veri colpevoli responsabili di quello che è accaduto.